Prima di parlare di questa nomina, di questo progetto che è il Parco Scientifico e Tecnologico, che cosa vuol dire essere imprenditore oggi? Io ritengo che l'imprenditore probabilmente come lavoro sia quello più affascinante, perché ti dà la possibilità di spaziare su tutti i campi. Oggi sicuramente è una sfida importante dove noi imprenditori dobbiamo fare in maniera tale che riusciamo a trovare gli strumenti che possono stare al tempo. La globalizzazione è stata effettivamente devastante sotto tutti i punti di vista. L'imprenditore oggi non può essere più l'imprenditore di 30 anni fa. L'imprenditore deve essere l'imprenditore che deve soprattutto cercare di saper coniugare tante attività e di avere soprattutto al suo fianco le persone giuste che possono insieme con lui creare delle sinergie per portare avanti determinati processi. E cosa si occupa in realtà questo parco? Il parco è nato come strumento nel 2004. Avere tutti questi comuni e le associazioni si poteva creare effettivamente una collaborazione che poteva dare una forma di sviluppo a tutto il territorio. È stato fatto un buon lavoro perché prima di me c'è stata l'attuale vicepresidente della Regione Calabria, che è la dottoressa Stasi. Oggi noi ci auguriamo che effettivamente tutto ciò che non è stato possibile realizzare prima si possa fare oggi, soprattutto perché abbiamo nell'istituzione delle persone che ritengo che difenderanno il nostro territorio. Il parco può effettivamente essere uno strumento di sviluppo e di innovazione per tutta la provincia di Crotone. La prima idea che vorresti portare avanti? Allora, la prima idea, abbiamo un progetto che era stato già avviato e poi lasciato in itinere, che è quello sull'agroalimentare, ed è un ottimo progetto dove potrebbe coinvolgere 600 aziende locali, perché ritengo che soltanto insieme, soltanto facendo un gioco di squadra, possiamo raggiungere determinati obiettivi. Io ho sempre pensato che l'intelligenza di tutti è maggiore dell'intelligenza del singolo, e di conseguenza cercheremo di avere dei contatti con tutti gli altri parchi d'Italia, perché se riusciamo a creare tutti i presupposti, il turismo dovrebbe arrivare da solo. Il turismo non è qualcosa che va creato, ma il turismo va solo ed esclusivamente, va studiato prima come fare in maniera tale che le persone vengano attratte dal nostro territorio. E innanzitutto ti ringraziamo. Sono io che vi ringrazio, perché sinceramente in questo momento ho il bisogno di avere il vostro supporto, perché voi dovete essere il veicolo per me e per tutti coloro i quali su questo territorio ci credono e hanno cercato sempre di dare il massimo, perché ritengo che non siamo meno a nessuno e di conseguenza dobbiamo andare avanti nella consapevolezza che bisogna solo ed esclusivamente impegnarsi nelle cose e soprattutto